Ciao ragazzi, allora Real Madrid ha battuto il Bayern Monaco 2-1 all'Allianz Arena. Incredibile come veramente ha battuto la Juventus all'Allianz Stadium e ha battuto il Bayern all'Allianz Arena. Insomma, l'Allianz completamente estirpata, gli mancava il Nizza, poi avrebbe fatto il triplete dei stadi chiamati Allianz. Però al di là delle battute e delle cavolate. Allora, Bayern che ha punti, probabilmente meritava qualcosa in più, sicuramente, anzi ha mangiato dei gol veramente clamorosi, ma come dice il mio amico Dani Orgoglio Gobbo, quando sbagli 40 gol davanti al portiere e poi la paghi. La partita mi ha ricordato moltissimo la partita di Torino contro la Juve, cioè dove la Juve ha iniziato malissimo, ha preso subito gol, ma poi ha avuto un po' di occasioni per poter pareggiare la partita, le ha sbagliate tutte. Non così nette, non così nette, però io ebbe delle occasioni. Poi il Real alla prima occasione ti punisce. La rovesciata di Ronaldo allora, errore e gol di Asensio qua. E ragazzi, questo Real è fenomenale, è la squadra più forte, non c'è niente da fare. Io l'ho detto, questo Real è la squadra più forte della storia. Perché al di là dei giocatori titolari ha delle riserve che sarebbero probabilmente titolari in molte squadre europee. Cioè io alla Juventus Kovacic lo prenderei, per esempio, perché Kovacic comunque a me piace. Magari non sarà un titolare inamovibile, però per far rifiatare un Khedira Kovacic semmai sarebbe perfetto. Cioè fare l'esempio di Kovacic, ma Asensio sarebbe da prendere. E far rifiatare sarebbe un esterno in più forte, cioè questa è la forza del Real Madrid, che ha il punto debole forse il portiere, che ogni tanto paga con delle cappelle enormi, però questo Real è veramente fortissimo, cioè cambia, ricambia, non c'è niente da fare. Poi ogni volta che c'è Benzema, Ronaldo oggi ha giocato male, cioè c'è anche questo da dire, il Ronaldo visto stasera non è il Ronaldo visto a Torino, e ragazzi, se gira anche Ronaldo questa squadra qua non c'ha rivali, cioè ci rendiamo conto. E quello è il fatto, perché poi Kroos non ha sbagliato un pallone, Modric oggi è cresciuto in una maniera pazzesca. E quindi ragazzi, il Bayern ha sbagliato l'impossibile. Bayern ha sbagliato l'impossibile, gol a porta vuota anche. Tra l'altro ha fatto una partitona enorme a Ribéry che ha 40 anni, voglio dire, quindi insomma anche loro sono una squadra che pian piano dovrà essere un po' rifondata, che pian piano lo sta facendo e sarà sicuramente un'ottima squadra perché poi alla fine il Bayern storicamente è sempre lì. Però in questo momento non c'è storia, secondo me. Io prevedo anche al ritorno una vittoria del Real perché è più forte, perché è più forte. Cioè, questo Real a me da una parte mi ha fatto arrabbiare quest'anno con la parte della Juve, perché la partita con la Juve è stata, secondo me, lo sapete, no? Quell'episodio del rigore di Benatia, io continuo a dire che per me non era rigore. Però, ragazzi, questi hanno vinto a Parigi, hanno vinto a Torino, hanno vinto a Monaco, ragazzi, questi hanno vinto negli stadi più difficili. Cioè, cosa vogliamo dire? Cioè, cosa si può dire? Cioè, non si può discutere il valore di questa squadra. Cioè, ha buttato fuori il Paris Saint-Germain, la Juve, anche con l'aiuto, adesso probabilmente tirerà fuori anche il Bayern. E a quel punto lì poi si trova in finale o Liverpool o Roma. E quindi, insomma, io credo che questo Real rivinca la Coppa ancora. Rivinca la Coppa ancora. Per esattezza, credo che non so quanti anni siano di preciso, ma credo che l'ultima squadra a vincere tre coppe consecutive, contando la Champions, non l'ha mai fatto nessuno, perché già il Real è la prima squadra ad aver vinto due Champions League consecutive. Con l'Albo d'Oro unito, Coppa dei Campioni, Champions League, credo che l'ultima squadra sia stata proprio l'Ajax di Cruyff. Quindi stiamo parlando di una roba difficilissima e quasi irrealizzabile che questa squadra può fare. Per cui, ripeto, a me io non ho niente contro il Real, anche se sono incavolato per come ci hanno buttato fuori. Però sapete anche la mia pseudo simpatia per il Real, nel senso che comunque è una squadra che io rispetto al di là della rivalità che c'è stata quest'anno, e quindi è una squadra comunque che è forte e che ha creato uno zoccolo duro difficilmente sostituibile. Insomma, questo Real sarà dura da scalzare per un po' di tempo, secondo me. Magari l'anno prossimo qualche giocatore andrà avanti ancora, quindi probabilmente si passerà a un livello successivo, però questa squadra oggettivamente è veramente una squadra veramente fortissima. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina con i pronostici della Serie A, perché stiamo ritornando nel weekend calcistico. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!